a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova intervista. Quest'oggi siamo con Orso. Ciao Ludovico, ciao a tutti. Studente di Academy, e oggi un'intervista diversa dal solito. Allora Orso, come possiamo definirti? Un imprenditore a 360 gradi? Sì, in realtà sono più un trader che un imprenditore. Poi mi piace anche sviluppare progetti insieme alle persone che conosco, che ho conosciuto, però di fatto sono un trader. Infatti il tema di oggi è proprio il trader. Argomento super caldo, da anni ne parlano tutti, sono mille formatori, non è un tema che io mastico, proprio per questo voglio portarvi il numero uno, sia un po' per parlare della sua storia, di come lui approccia questo mondo, sia per farci considerare da uno che i soldi li ha fatti con trading, come evitare di incappare in fregature. Sarà un'intervista che parte un po' movimentata visto dove ci troviamo. E niente, iniziamo subito. Raccontaci un po' la tua storia. Tu non nasci come trader? No, assolutamente non nasco come trader. Non ho mai studiato finanza, diciamo, all'università. Non ho fatto la classica Bocconi o altri studi economici, ma sono un musicista. E ho fatto il conservatorio, quindi la mia passione è sempre stata la musica. Io vengo da una famiglia di artisti, mio papà era uno scultore, mio fratello pianista, quindi diciamo che era un po' proprio il personaggio che non c'entrava niente quando parlavo di soldi, di investimenti, perché comunque mi sono sempre interessato anche a quella cosa. Ho fatto il conservatorio a Bergamo, che sono di Bergamo, ho fatto l'Hochschule, quindi la scuola superiore poi a Amburgo, e ho iniziato a suonare nelle orchestre classiche. E poi spesso mi chiedono, e quindi ce lo chiederanno di sicuro, che strumento suonavo, e io suonavo il corno francese, che per spiegarlo dico spesso che è quello sull'insegna delle Poste Svizzere, tutto arrotolato. Ok, meglio. E quindi niente, ho studiato, ho suonato, mi sono divertito, ho iniziato a suonare nelle orchestre in Italia, al Maggio Musicale Fiorentino, alla Scala, quindi nei teatri più importanti del mondo. E poi a un certo punto, 24-25 anni, che è un po' un'età di cambiamento, almeno per me lo è stata, mi sono ritrovato in una dimensione in cui la cosa che facevo mi piaceva tantissimo, però l'imposizione di doverla fare quando volevano gli altri, cioè il sabato, la domenica, Capodanno, Natale, ad Assisi, sai, mi pesava, perché i miei amici si divertivano quando io lavoravo e viceversa, quindi mi sentivo un po' nella ruota del criceto, no? E quindi poi mi ricordo che un giorno sono entrato alla Scala ed era alle 4 di pomeriggio col sole, avevamo la prova di assestamento con Riccardo Muti, perché era lui il direttore all'epoca, e sono uscito tipo a mezzanotte, c'era buio, ho detto caspita, ma io sto buttando la mia vita, perché non facevo quello che mi piaceva. Cioè mi piaceva, però alla fine era diventata molto una routine. Poi sai, il musicista classico magari fa 20 volte la Ida in un mese, quindi la Ida di Verdi è bellissima, però se la fai 20 volte, certo, dopo un po'. E quindi volevo cambiare e ho preso un'aspettativa, il classico anno sabbatico, e invece che non far niente sono andato negli Stati Uniti a San Francisco, mi sono iscritto a qualche corso alla Berkeley University su statistica, la matematica applicata alla finanza, al gioco d'azzardo, per capire come il casinò, ad esempio, guadagna soldi sistematicamente e perché invece chi ci entra li perde. E poi c'era un professore che parlava spesso di trading, di investimenti. Poi ho avuto la fortuna di incontrare Peter Brandt, che è uno dei trader più bravi e famosi del mondo. Lui mi ha preso in simpatia perché io ero un ragazzo italiano, lui piaceva la cucina, gli ho insegnato a fare i primi, come si facevano, perché a una presentazione ha detto che lui proprio amava lo spaghetto al pomodoro all'italiana. Allora io mi sono proprio buttato come il classico italiano in America e gli ho chiesto: scusa, ma com'è che lo fai, mi spieghi? E mi fa: guarda, prendo la pentola, metto l'acqua, butto gli spaghetti, io: ma a freddo? Sì, a freddo, accendo, quando bolle controllo il minutaggio sulla scatola, aspetto, e quindi poi tirava fuori sto mappazzone, mi sono immaginato, e gli faccio: ma come li condivi? Poi: no, vabbè, ketchup, cheddar, quel formaggio giallo. E quindi mi sono immaginato in sta bacinella, sai, quelle di plastica, mezze consumate, con l'acqua di cottura, e ho detto: no Peter, ti devo far vedere io. E allora siamo diventati, si può dire, amici, perché lui mi ha preso in simpatia, e per la prima parte della nostra conoscenza non abbiamo mai parlato di trading. Poi a un certo punto mi fa: ma te interessa capire?
e quindi ho seguito lui per anni e diciamo che ho avuto la fortuna di avere un mentore che era alla fine della sua carriera, perché ha 70-80 anni, quindi è interessato anche a tramandare, a divulgare, infatti prima non l'ha mai fatto, adesso nell'ultima parte lo sta facendo molto di più. È interessante divulgare, tramandare, dare le informazioni ad altre persone, siamo bombardati in primis di altri pseudo trader, software automatici, marketing digitale, lo sentite tutte, forex, crypto, cose, cioè come consigli alle persone, ad esempio, di approcciarsi a questo genere di cose? Cioè, quali sono stati dei comandamenti che uno deve avere in testa per capire che questo che ne parla ne sa, quest'altro invece mi sta prendendo in giro e sono fregato? Sì, sai, il consiglio è delicato e difficile in questo campo, però io sono sempre andato ad ascoltare, ho sempre letto libri o ho cercato di seguire qualcuno che di professione fa quello, quindi già se sei un trader o un gestore di un fondo di investimenti, ad esempio, e hai in gestione milioni di euro, probabilmente sei più credibile e affidabile di uno che ha un profilo su Instagram con centinaia di migliaia di follower e ti vende un programma per diventare ricco in 2 settimane, perché il suo mestiere non è fare il trader, non è gestire, non è fare profitti sul mercato, ma è divulgare il suo corso, il suo programma, e quindi alla fine prima cosa capire chi è davanti, chi è, cosa fa, che esperienza ha, da quanti anni è che lo fa, quanti soldi gestisce, se è vero che gestisce o opera su, almeno sul suo conto, no? E poi di non illudersi, perché questo è un campo che è semplicissimo illudersi, no? Cioè, sai, il clickbait diventa ricco in o fai soldi o guarda io cosa ho fatto ieri, l'altro giorno. È semplice gasare uno che è fuori da questo mondo, ma per me rimane una delle attività migliori del mondo perché ha un sacco di vantaggi. Lo puoi fare dove vuoi, il tempo lo organizzi tu, è scalabile più di ogni altra attività. Cioè se io imparo a fare trading su 10.000 euro o su 1.000 euro per partire proprio dal minimo su cui posso fare trading, quando avrò 100.000 euro io faccio la stessa cosa e quando clicco aggiungo uno zero, ma la linea internet è uguale, il computer è uguale, quindi non ho spese. Se io apro un ristorante, va bene, voglio fare una catena, mi impatterò con dei problemi, un rischio, il personale, quindi non illudersi di quello che non è la realtà, cioè non è reale fare quello che si vede su tanti video. È vera questa cosa che il 99% di chi fa trading perde denaro, tralasciando ovviamente tutti i statistici? Sai, le statistiche è difficile dire con precisione il 99, magari non è il 99 ma è il 95, ma è perché è una cosa molto psicologica, cioè poi il più grosso problema o difetto, se vogliamo chiamarlo così, dell'attività di far trading è primo di non, che uno mette l'ego nel trading e si fa guidare dalle emozioni, no? E quindi ci sono 2 principali emozioni che comandano. La paura, perché quando tu inizi a perdere e non sai cosa stai facendo, ti sei illuso che quella cosa lì era semplice o era molto più semplice di quello che pensavi, e quindi vai in panico perché i mercati magari crollano, hai la posizione contraria, hai messo uno stop loss ma dopo non l'hai rispettato, avevi una strategia ma l'hai cambiata, hai ascoltato il tuo amico che ti ha detto entra lì perché è fighissimo e stai perdendo un sacco di soldi e non hai nessuno a cui bussare e dire scusa ma cosa devo fare, anche perché in quella situazione lì tecnicamente non puoi fare nulla, è come se sei partito in aereo, non c'è il comandante, ti sei messo tu alla guida, per qualche caso ti ha messo lì e non sei capace, ti schianti, no? E l'altra emozione legata al trading, che è forse ancora più pericolosa, è che se invece i primi investimenti ti vanno bene o riesci a guadagnare, ti senti onnipotente e quindi diventi avido. Quando diventi avido cosa succede? Che magari hai fatto un piccolo profitto su un capitale limitato e ti esponi a un rischio enorme perché pensavi che tutto fosse facile, come te l'avevano raccontato, perché hai avuto una conferma in una settimana, che è un tempo brevissimo, e quindi ti esponi a un rischio altissimo e poi la varianza ti porta ad avere magari un periodo in cui la strategia perde soldi, perché nel trading non si guadagna sempre, si guadagna più di quando si perde se è una strategia profittevole, ma ci sono le operazioni in perdita e ci sono le operazioni in guadagno. Ci sono sempre anche poi queste diciture a livello mentale, di
di gente che si sveglia alle 5 del mattino, che fa la doccia gelata, queste cose qui, no diventare milionario con senza riprogrammazione mentale. Diciamo che puoi svegliarti prima delle 4 di pomeriggio, perché tanto noi in Italia o comunque in Europa operiamo molto sul mercato americano. Il mercato americano a New York apre alle 9:30 ora di New York, che sono le 3:30 ora italiana, quindi tecnicamente al mattino puoi partire a passare. Non fare dolce gelato. No, assolutamente. Non fai riprogrammazione mentale. No, assolutamente. Ragazzi, si può diventare migliorare anche senza la dolce gelato, riprogrammazione mentale via discorrente. Cioè, se vi piace fatela, però non serve per il trading. Con l'imperare. Abbiamo sfatato anche il mito, tra virgolette, poi stiamo parlando di trading, però non ci si deve svegliare veramente alle 5 del mattino per fare soldi. No, assolutamente. Io non mi sveglio alle 5 del mattino. Tu? No, vero? Assolutamente. Io mi sveglio per portare i miei bimbi all'asilo, ma è un'altra questione. Diciamo che il trading dipende un po' anche dalla strategia e dal mercato su cui operi. È chiaro che uno che fa scalping o intraday starà molto più tempo sul mercato, però io sono un trader, diciamo che tecnicamente si chiama swing trading, che è un tipo di trading in cui entra in mercato per cercare uno swing di movimento che è nell'arco delle 2, 3, 4 settimane oppure qualche mese. Quindi comunque io opero sempre analizzando la conclusione della giornata borsistica. Quindi personalmente in 15 anni, che ormai sono 15 anni che opero, non ho mai guardato un grafico nel momento in cui la borsa è aperta, perché non mi serve a nulla. È un'informazione sommaria che poi, se magari alle 5 di pomeriggio è verde, la giornata è positiva, esce una notizia o parla Powell, la Fed si esprime, e la giornata si chiude in maniera negativa. Quindi è inutile aver analizzato una cosa che poi è mutata. È come vedere una partita, voler sapere il risultato finale e guardare il primo tempo. Quindi io personalmente, ad esempio, guardo il mercato dopo le 10 di sera e prima delle 3 di pomeriggio. Quindi mi basta un'oretta e poi l'analisi reale la faccio nel weekend, perché c'è la chiusura settimanale e quindi dedico 2 o 3 ore per fare un'analisi un po' più corposa. Tutto il resto è studio sulla strategia, sul miglioramento, sull'ottimizzazione del risk management e money management, che poi sono, perché il punto di entrata varrà il 20-30%, cioè del totale. Poi è come gestisci la posizione, è un po' il tuo campo. Penso che comprare un immobile è importante, ma poi se lo gestisci male, totalmente. Io sono partito chiaramente come tutti gestendo il mio capitale e poi ho fatto la scelta di spostarmi in Svizzera, quindi sono andato a Lugano una decina d'anni fa e ho lavorato per delle fiduciarie che gestivano appunto dei soldi per altre persone e poi ho sviluppato, diciamo, questa caratteristica, abilità che non è da tutti, cioè gestire i soldi degli altri è una cosa, primo, molto delicata, sia a livello legale proprio, perché comunque devi essere in una società che è certificata, devi ogni anno fare i corsi, ad esempio in Svizzera c'è l'antiriciclaggio, tutte delle questioni. E poi l'altra cosa è la parte emotiva, che finché operi sui tuoi soldi e li perdi ti può dar fastidio, però sono almeno i tuoi. Se inizi a farlo per altre persone, inizia. E adesso in questo momento sono dipendente, sono il gestore di un fondo di investimento che è un po' è la forma che tutela più noi come trader, come gestori, e tutela anche un po' molto di più il cliente o la persona interessata, perché c'è un prospetto informativo, ti puoi informare, ci sono i revisori, ogni settimana c'è il NAV, che è il net asset value del fondo, quindi c'è un terzo arbitro, giudice esterno, che calcola quello che tu hai fatto, che hai guadagnato, che hai perso. E quindi diciamo che quello è un po' quello che abbiamo sentito, non so, Ray Dalio è uno dei gestori più famosi del mondo e lui ha i suoi fondi, e quindi tu puoi andare a vedere quanto ha in gestione, quanto fa di performance. Poi è chiaro che un trader gestisce sempre meno di un gestore patrimoniale alla Warren Buffett, o che ha magari, è più un investor, no? L'investor è quello che opera sul lunghissimo periodo e il trader è quello che ha un po' più la dinamica di timing, di entrare e uscire, cercare di sfruttare. Se volessimo dare una cifra più o meno di patrimonio che gestisci a livello di trading? Ma qualche milione di euro, nel senso che, cioè, alla fine i fondi partono dai 5-10 milioni di euro e quindi poi si sale. Sai, c'è, per farti un esempio, c'è un'associazione italiana, adesso non mi ricordo quale, sugli UFO, cioè sulle cose straordinarie, no?
e loro sono lì per cercare qualcosa che sia stato dimostrato a livello scientifico e che possa dirsi straordinario. Nel mondo del trading mi sembra un po' ogni tanto di sentire tutte queste storie di sistemi automatici che ti fanno diventare ricco, che fanno tutto loro mentre dormi o mentre sei in vacanza, senza nessun rischio. Però poi io di fatto in 15 anni non ho mai visto o incontrato nessuno che è su uno yacht o su un jet privato ed è in vacanza e poi mi apre un portafoglio e mi fa vedere che sta guadagnando milioni di euro con quella cosa lì. Mi sembra una cosa molto, come a livello di comunicazione e marketing, facile per acchiappare qualche cliente che magari è ignaro oppure non conosce. Però a livello proprio strutturale, la prima domanda che farei io a chi sviluppa questo software è, primo, chi è, quanto ci ha impiegato a organizzarlo, a studiarlo, che dati hai, cioè che dati mi puoi dare, perché poi alla fine se io come un altro devo valutare qualcosa, diciamo che se parliamo di cucina e tu mi dici sono un grande chef, sono bravissimo, va bene, io ci posso anche credere, poi alla fine mi devi far sedere a un tavolo e mi metti davanti il piatto che hai cucinato e se io sono un intenditore ti dico vale 10 o vale 0. Ecco, nella parte di trading è ancora più facile perché parlando di numeri, se tu hai delle metriche, in America si chiama metrics, quello che è la radiografia di una strategia, perché poi tutti ti chiedono sempre ma quanto si può guadagnare col trading? Ma se io ti dicessi 100, ma non ti dico con quale rischio, non ha nessun valore, perché se io guadagno 50 con un rischio 10, è molto di più che guadagnare 100 con un rischio 50, è una proporzione. Il software, diciamo, è non proprio vero, che magari poi c'è qualcuno che funziona, ma di norma ma non sì, è. Probabilmente c'è, però bisogna anche vedere per quanto tempo funziona, poi va riottimizzato. Se io ti vendo un software che funziona oggi, tra un anno magari è cambiato il mercato, su che mercato? Ti dicevo, l'altra cosa è capire la propria propensione al rischio, perché ci sono persone che magari mettono 10.000 euro a rischio, perché comunque l'attività, cioè ricordiamo che l'attività di investimento, di trading è un'attività a rischio, cioè si mettono dei soldi che oscillano e fluttuano, chiaramente con l'aspettativa che salgano, ma non è una linea retta. E quindi ci sono delle persone che ho incontrato che magari un'oscillazione del 5% per loro è una cosa che proprio gli dà fastidio emotivamente, quindi non possono accettarle, quindi devono scegliere un certo tipo di investimento molto più sicuro, molto più tranquillo, magari lontano dal mercato azionario, che è un mercato tendenzialmente che oscilla parecchio, e invece altre persone che capiscono il ragionamento che c'è dietro la varianza, cioè quella cosa che ci fa dire sì, io so che se lancio 100 volte una moneta per il 50% delle volte statisticamente esce testa e per il 50% esce croce. Però se mi metto a farlo realmente non esce mai una volta testa, una volta croce. La varianza è quella cosa che squilibra un po' questo... È giusto formarci, è giusto che esistano dei formatori in trading, forex, assolutamente. Attenzione a chi vi affidate. Assolutamente, sì. Anche perché comunque il trading permette di iniziare a operare con dei demo account, quindi uno si apre il suo account, fa una simulazione, un po' come siamo su un aereo, quando il pilota inizia a guidare non si mette su un aereo pieno di persone e prova a decollare, ad atterrare. E il trading ti permette di fare questo passaggio, cioè iniziare in paper money, cioè senza soldi reali, ma come se tu fossi già un investitore o un trader professionista, poi 1.000 euro, poi 10.000, poi 100.000, poi 1.000.000, poi puoi fare quello che vuoi. Un aspetto importante, penso, di coloro che cercano di fare formazione, soprattutto legato al trading, è quello dell'apparenza, cioè ogni orologi, aerei privati e via discorrendo. Tu che immagini tutto, comunque anche trader molto importanti, quanti trader conosci con Lamborghini e qualche auto hai? Con la Lamborghini pochi, perché quelli che ho conosciuto erano proprio persone semplicissime, quindi magari la cosa esclusiva che costava tantissimi soldi la facevano, ma perché erano appassionati di sci o di arrampicata, andavano a farsi il viaggio che costava tantissimo. Però poi alla fine quelli veramente che ne hanno tanti sono quelli che veramente non appaiono, cioè la magliettina così. E io ho una Tesla perché... È una storia particolare perché mia moglie è molto più attenta a essere ecologista, così. Non che io non lo sia, però lei è proprio attenta a queste tematiche. E 4-5 anni fa mi fa:
abitavamo a Lugano e è arrivata sta macchina completamente elettrica. Io da ignorante gli facevo, vabbè, ma sì, andiamo a vedere, ma non sapevo cosa fosse. Chiaramente la mia deformazione professionale poi era molto più interessata all'azienda di Tesla, no? Allora ho visto che era quotata, poi siamo andati a provarla e noi comunque abbiamo sempre avuto, magari non la Lamborghini, ma le Porsche, comunque macchine importanti. Siamo andati a provarla e io mi ricordo che sono saltato su questa macchina, l'ho guidata, a parte l'accelerazione che era più del mio Porsche Macan a 440 cavalli, quindi ho detto, caspita, era una Model X, mi ricordo. Poi aveva queste portiere che si aprivano per le ali di Falcon e quindi faceva un effetto fighissimo. Comunque orato da oltre 100.000 sì, euro. Sì, certo. Poi non inquinava, era, mi dava la sensazione di pulito, cioè quella sensazione di star bene, comunque minimal all'interno, perché comunque poi può piacere o no, per carità. Però con questo grande schermo facevi tutto da lì, era tutto semplice. E poi mi ricordo che io avevo avuto un problema un paio di mesi prima con appunto la mia macchina, con la Porsche, che aveva avuto un problema all'olio, mi ero dovuto fermare in autostrada. E io, da completo ignorante chiaramente di macchine, come si sarà capito, chiedo al tizio che mi stava proponendo la Tesla. Ma poi tipo io ho avuto questo problema dell'olio, mi fa, no ma guarda, questa è elettrica, non ha il motore. E io mi sono visto proiettato nel futuro e allora ho comprato la macchina e ho comprato le azioni Tesla quando quotavano $50, per dire adesso sono arrivate oltre 4.000 di quotazione. Per cui sì, diciamo che l'apparenza, se è fine a se stessa, per me non serve a nulla. Poi capisco che nel grande business dei social e così, probabilmente se non fai così non appari. Però è anche vero che io mi chiederei, ma perché deve apparire quello che sta apparendo? Perché deve venderti qualcosa e guadagnare da quella cosa lì? O no? Perché se io sono un trader, sì, magari siamo sul jet privato, ma non è che devo farlo vedere. Oppure ho la Lamborghini, ma non è che devo farla vedere. Posso farlo, posso non farlo. Siamo arrivati qui nella ridente Ginevra Orso dopo un viaggio. E è caldo, direi. Si sta bene, veramente si sta alla grande. E continuiamo l'intervista con questa seconda parte. Abbiamo intenzionalmente omesso inizialmente il ruolo di Orso all'interno dell'azienda per la quale lavora, perché comunque è un settore molto regolamentato dove talvolta non si può neanche parlare tra virgolette con serenità, però abbiamo chiesto l'autorizzazione. Sì. Puoi ufficializzare la tua posizione all'interno di questo fondo? Sono portfolio manager, che è un po' come dire gestore in inglese, di Amagis Capital, che è una società appunto che ha fondi e quindi ha diversi settori. Poi quello che facciamo noi, perché sono io e Giorgio, tra l'altro portfolio manager appunto, è stock picking su azioni del mercato americano. Quindi, per semplificarla, analizziamo le migliori aziende quotate principalmente in America, ma non solo, diciamo un 80% in America, 20% il resto del mondo, e operiamo su quel tipo di scelta, sia in termini di risk management, perché alla fine il gestore è colui che cerca di ottimizzare una performance sia come guadagno, ma soprattutto come drawdown, quindi come perdita. Quindi se il mercato fa meno 20 e io come gestore faccio meno 12, sono un bravo gestore, anche se in quel momento lì sto sottoperformando come performance in negativo. E poi chiaramente quando il mercato va bene devo cercare di sovraperformare, quindi questo è un po' il ruolo. Come azioni che scegliete? Scegliete anche le più classiche, Tesla e via discorrendo, o andate anche su nomi meno conosciuti? Entrambe, che cerchiamo di dare stabilità di portafoglio e quindi di avere una stabilità data da azioni che hanno sia dividendi sia crescita. E poi le azioni, vabbè, sono divise in quelle di valore, le value investor, le value stocks, e quelle un po' più di crescita, che sono le growth, però cerchiamo di bilanciare il portafoglio in maniera equilibrata, ecco, per non essere bilanciati da una parte. Dicevamo, una cosa molto regolamentata, c'è la Consob, mi sembra, in Italia. In Italia c'è la Consob, noi siamo Svizzeri, anche in Svizzera, quindi c'è la FINMA, e poi ogni paese c'è la MFSI a Malta, e quindi ogni paese ha il suo grado di regolamentazione più o meno stringente, ma come è giusto che sia, perché comunque
se qualcuno offre un investimento così particolare o comunque che è così delicato a ignoranti, perché sono persone che comunque ignorano tanti fattori tipo il rischio, certo, tipo quello di cui abbiamo parlato prima, no? C'è il classico messaggio: diventa ricco, la signora o il personaggio che fa un altro lavoro e che non conosce poi i rischi a cui va incontro, è giusto che venga tutelato da un'organizzazione, un'associazione. Certo. E giusto che le persone vengano tutelate, non esiste nulla di simile invece per il singolo trader, cioè se il tizio X che mi propone l'ads di diventa milionario con il trading, vuole andare a verificare effettivamente che lui sia iscritto ad un portfolio, ad un'associazione di categoria, esiste questo genere di possibilità? Allora, già un singolo individuo in Italia che si pubblicizza e ti sollecita sta compiendo un reato, perché è sollecitazione al pubblico risparmio, cioè dirti o prometterti o illuderti che puoi guadagnare perché lui ti gestisce i soldi è abusivismo. Ok, se invece lo facesse per formarmi e poi... Per formarti allora va bene, perché lui ti insegna a fare qualcosa, però che poi la scelta finale è tua, okay. Quindi si dà per scontato che ti ha insegnato, ma sei tu che hai deciso di farlo, non che lui ti ha detto di farlo. Quindi è un po' delicato, però. Certo. E poi per sapere... Però se volessi dire appunto che lui, che vuole insegnarmi a fare questo business, è effettivamente, ripeto, iscritto ad un albo, ad un'associazione di categoria, si può controllare in qualche modo? In Italia ci sono le SIM e le SGR, che sono società di gestione e risparmio legate alle banche. Quindi se uno lavora presso una SIM o una SGR come trader, già è una figura professionale. Se lo fa a casa sua con gli amici... Non si può verificare da nessun tipo di albo, diciamo. Okay, ma è già una cosa che non può fare, quindi ti fa capire che serietà può avere quella persona. Certo. Esistono gruppi, uno in particolare che seguo da diverso tempo, che si chiama Fuflix, dove le persone cercano di stanare quelli che sono appunto i famosi ufologi, no? Di cui parlavamo prima, persone che cercano di venderti un qualcosa senza poi magari non avere effettivamente il background tale per cui possano formarti o venderti un servizio e via discorrendo. Io ho chiesto in questo gruppo, dove spesso poi vengono additati i trader, ho la possibilità di intervistare un trader reale, che consigli gli chiedereste per non far cascare nella trappola dei ufologi altre persone? E ho avuto tanti commenti, alcuni di questi interessanti. Ad esempio, una persona parlava dei famosi bot di cui abbiamo già disquisito, ma un'altra persona faceva una domanda simpatica ma che fa riflettere, ovvero: come ti senti quando la tua donna delle pulizie parla di trading? Che cosa ti viene in mente? Quando cani e porci parlano di un tema comunque delicato e dove le competenze devono essere presenti, se no non puoi padroneggiare, certo, un tema del genere. Ma diciamo che a quel punto lì, a quel livello lì, probabilmente l'opportunità reale è già andata, nel senso che è chiaro che se la donna delle polizie ti inizia a dire cosa ne pensi del Bitcoin, probabilmente è già un po' tardi. Il trading secondo me va ragionato in termini sempre di rischio rendimento, mettendo al primo posto il rischio, quindi sapendo che io per fare un'operazione, per andare a fare un guadagno, devo per forza avere un rischio legato a quella singola operazione. Quindi già il fatto di sapere scomporre un capitale in tante parti mi abbassa il rischio, perché se io ho 10 opportunità o 20 opportunità è più difficile che perdo tutto, perché ho investito in quell'opportunità, perché ho sentito il mio amico di quell'azienda, di quel settore interessantissimo, e poi magari era una bolla di sapone oppure non è andato da nessuna parte. È chiaro che se una persona che non è un professionista, non è informato, eccetera, inizia a parlare di un'opportunità di investimento che ti può far diventare ricco, si spiega già da sé. Cioè, certo, è andata, dici, se non te lo dice un esperto. Poi magari è un trend che comunque durerà per anni, quindi va sempre valutato, analizzato, non perché l'abbiamo sentito da qualcuno, perché è qualcuno che ci ha detto che ha fatto i soldi con quella cosa lì, ci ha detto di farlo, perché ormai... Poi con internet e social si trova veramente tutto e il contrario di tutto, quindi anche gli expert advisor, i sistemi automatici, possono essere realmente dei sistemi bellissimi e solidissimi, ma ci deve essere dietro uno studio di professionisti e non una cosa inventata da un ragazzino che è bravo magari a fare ed è costante a fare sì le stories o farsi vedere e poi ti propone una roba a caso, perché poi tanto quella persona lì tu non la rivedi più, non sai che fine ha fatto dopo X mesi. Un sistema che funziona e funziona per anni, non per mesi. Deve avere uno storico sicuramente. Ok.
chiedono opinioni sulle criptovalute. Nei commenti, ad esempio, questa persona, Mario Costa, dice che a suo dire manderanno in rovina le banche, i governi, e renderanno milionarie le persone che ci hanno creduto sino in fondo. Qual è la tua opinione su questo tema? Può darsi, cioè io non sono mai contro qualcuno, non sono mai totalitarista o complottista, nel senso, secondo me le criptovalute, per quanto mi riguarda, sono una grande opportunità perché si muovono in trend e sono molto volatili. Quindi io sono un trader, cerco movimento, cerco volatilità, perché quando c'è movimento per me ci sono opportunità di guadagno, quindi alla fine i prezzi si muovono sempre in trend, che vuol dire che si muovono in una tendenza che di solito ribassista o rialzista. A un trader dà fastidio quando non succede nulla, quando il mercato è statico, quando c'è lateralità, perché rischia un pezzettino del suo portafoglio per cercare di guadagnare tanti soldi, ma se poi quel prezzo non va da nessuna parte, li perdi, non succede nulla, li perdi, devi fare un'altra operazione. Quindi a livello grafico le cripto sono tra i migliori grafici da tradare in assoluto, perché vanno molto in trend, quindi se scendono scendono tanto e se salgono salgono tanto, quindi quella è un'opportunità per uno che segue una strategia trend following o comunque che fa trading, sicuramente molto interessante per guadagnare, ma questo si slega dal fatto che abbia un valore, che sarà il futuro, che sostituiranno le banche. Quelli sono tutti ragionamenti che possiamo parlare con i massimi esperti del mondo, metterli insieme, uno ti dice una cosa, uno ti dice la cosa opposta, e poi solo uno dei due avrà ragione tra 10 anni, cioè scoprirà solo in futuro. E se volessi dare un consiglio a un neofita che si è formato e che vuole investire i suoi primi denari, mi consigli di investirli in cripto, cioè, o meglio, per applicare ciò che ha imparato a livello di leggere un grafico, speculare, via discorrendo, consigli cripto o consigli azioni che magari hanno una volatilità minore? Ma se uno, cioè dipende un po' dal suo approccio, da quello che gli interessa. È chiaro che le azioni sono un mercato più stabile anche in conto storico, perché le azioni ci sono da 5-5 anni, le cripto sono da 5-10 anni, però non è che cambia. Se uno ha una strategia, cioè l'importante è che uno abbia una strategia, che abbia una checklist da controllare prima di entrare in un'operazione, che sappia già, una volta che è entrato, dove andrà a finire, come andrà a finire rispetto a una cosa o un'altra. Cioè, è come partire con un aereo, uno controlla che ci sia tutto, sì, ma quando sei partito poi devi anche atterrare. Questo criptovalute non vengono gestite dal fondo, immagino, solo dalla tua persona fisica, diciamo così. Diciamo che il fondo ha un prospetto informativo, per tornare alla questione della regolamentazione così, in cui tu devi informare il cliente o gli investitori del fondo cosa il fondo fa, quindi ad esempio noi facciamo principalmente il mercato azionario e non c'è la presenza di criptovalute, quindi possiamo comprare Coinbase che è quotata, è un'azienda che probabilmente se va bene indirettamente salto, magari, però non possiamo comprare Ethereum. Ok, e invece capitale personale, se volessimo dare spannometricamente una cifra, una percentuale su 100 che investi, sul tuo 100%, che percentuale rappresenta ciò che investi in criptovalute? La mia personale è il 5%, intorno al 5%. Okay. E infatti questa è una domanda che viene fatta nel gruppo di Flippix, una persona gli ha risposto sicuramente il 2-3%, non di più. Siamo dal 3 al 5, siamo lì. Ma perché comunque può essere, cioè il Bitcoin io più che vederlo come una possibilità di pagare, comprare, lo vedo come asset, cioè una cosa che può sostituire l'oro, un oro digitale, come vogliamo. E quindi all'interno di un portafoglio, con la politica monetaria che c'è adesso, la Fed che ha stampato un sacco di soldi, l'inflazione che sale, posso fare il ragionamento, ma se l'euro o il dollaro o il franco svizzero si svalutano, perdono valore, perdono il potere, dove va la gente? Una volta c'era l'oro, che era un bene rifugio, magari in futuro ci sarà Bitcoin e quindi può essere visto come un asset di valore da mettere nel portafoglio, così come tante altre cose, però per avere una diversificazione dal 3 al 5% può essere una quota idonea, intelligente, certo. Fabio La Rosa invece chiede come sei arrivato ad avere questo incarico importante o comunque anche il livello personale che hai raggiunto e quali sono stati gli studi e le tecniche che ti hanno portato a lavorare
in questo modo, in parte già risposto, è affidato a Berkeley. Sì, diciamo che nel trading una cosa che mi è sempre piaciuta, un po' come nella musica, un po' come nello sport, è che c'è meritocrazia pura. Cioè, uno sportivo può raccontarti quello che vuole, ma se gioca a tennis, poi quando entra nel campo e gioca a tennis, in 10 minuti o anche in meno ti ha dimostrato. Se si trova davanti Nadale e ti ha detto che lui era il giocatore più forte del mondo e questo lo prende a pallinate, vuol dire magari certo. Ti ha detto una cosa con un'altra. Il musicista è uguale, io posso dirti che sono bravissimo a suonare il corno francese, ma poi se non vado a fare un'audizione davanti a un maestro come Riccardo Muti e quando arrivo lì non so suonare, alla fine parla certo. Il risultato. E quindi il trading, diciamo che è molto meritocratico, quindi come farsi conoscere è semplicemente saper fare quella cosa che è essere profittevoli per, ripeto, un lungo periodo, perché essere profittevoli per 6 mesi magari capita a chiunque, di trovare l'azione che si compra capita a chiunque, che uno investe in una cosa che sale, ma quello non è fare trading. Trading è una cosa sistematica che deve dare risultati per 20 anni, 30 anni, per sempre, in maniera costante. Una volta che tu sai di saper fare quella roba lì e la dimostri su una cosa ufficiale o comunque su una, ad esempio perché hai lavorato presso una fiduciaria, una SIM, una società di gestione, o comunque riesci a dimostrare i risultati che hai ottenuto, quello lì è il miglior biglietto da vista, più di aver studiato, di essere. E da quanti anni fai trading? Più o meno 15 anni, perché ho iniziato nel 2006. Lei si è arrivato a lavorare in questo fondo importante dopo quanti anni di esperienza? Allora, ho fatto un po' di esperienze presso altri fondi, poi ho fatto investimenti diretti. Quello che mi ha aiutato tanto come visibilità è che ho sempre avuto, perché sono più di 10 anni che ce l'ho, una trasmissione al canale economico di CNBC, al Class NBC, e quindi in quel modo lì era un po' come certificare quello che dicevo, perché se uno va indietro nei miei video di 3 anni fa, io dico mi piace Tesla, voglio investire di Tesla, e si sente magari il presentatore che dice oddio, ma è una società che perde, tanti dicono che fallisce, però mi piaceva, oppure euro dollaro che era 1,40 e doveva arrivare a 1, cioè è un modo di esporsi in maniera pubblica che rimane, quindi non certo. È che puoi tornare indietro, c'è una prova. E quindi dopo un po' magari ti contatta quella persona lì, incontri quel professionista là, inizi a... Quando hai capito di essere diventato un professionista, non più una persona che stava studiando e via discorrendo? Perché anche questo è importante. Tutti nel momento in cui fanno formazione o comunque si espongono o raggiungono come te un punto importante nella carriera, capiscono che non sono più arrangiati. Cioè anch'io quando ho iniziato a fare affitti brevi ero arrangiato all'inizio, andavo a fare ceti mio, di qua di là, poi a un certo punto ho detto qua sono riuscito ad automatizzare, io sono a Miami a prendere il sole, sto generando prenotazioni per migliaia e migliaia di euro a migliaia di chilometri da me, io ho capito che avevo raggiunto un livello tale per cui ero diventato un professionista nel settore. Te quando ti sei reso, dopo quanto tempo e cosa eventualmente ti ha fatto scaturire? Cioè magari sto campando di questo, smetto di suonare il corno alla Scala, suonato anche alla Scala, sì, no? Alla Scala Milano. Posso finalmente smettere di suonare e vivere di trading, quello che eventualmente ti ha fatto... Sì, diciamo che io ero in un'età particolare perché non ero sposato, non avevo figli, ero libero, comunque qualche soldo, non tanti, ma da parte tipo 10.000 euro, che per me a quell'epoca erano tantissimi, ce li avevo, e mi sentivo proprio nel momento di voler provare a fare quella cosa lì, quindi non ho deciso di smettere di suonare dopo che ho avuto la conferma di poter fare qualcosa nel trading, ma ho fatto il ragionamento contrario, quindi il classico brucio le navi e parto e vedo cosa succede, perché sono convinto di riuscire a fare quella cosa lì. Poi magari è una risposta un po' filosofica, ma io mi sono reso conto di poter fare trading quando le mie emozioni sentivo che non mi guidavano più nel fare un investimento, perché all'inizio comunque te l'hanno spiegato tantissime volte, l'hai letto tante volte, ma quando ti trovi in quella situazione lì, quello di cui parlavamo prima, di aver paura o di essere avido, alla fine non puoi guadagnare, è impossibile. Nel momento in cui ti scatta quella qualcosa che è come quando ti metti a sciare, non riesci, poi capisci un attimo l'equilibrio e inizi ad andare. Da lì in poi è chiaro che magari sei morto all'inizio, però riesci a migliorare in maniera poi esponenziale. E a me fortunatamente, devo dire, è successo abbastanza presto nel mio percorso, non è successo dopo anni, cioè non è che ho perso per 10 volte, ho bruciato conti, ho cercato di essere diligente, di investire per quello che erano state le cose che avevo imparato
da questi insegnamenti che avevo preso in America, ho cercato anche di trasmetterlo e spiegarlo ad altre persone, perché comunque spiegare o rendere partecipe altre persone di quello che stai facendo ti aiuta anche a chiarirti molto le idee, e poi a un certo punto funziona da sé, continui a migliorare perché ti appassioni, fai sempre cose nuove, ma vedi che il meccanismo che hai intrapreso funziona, è quello un po' la chiave, perché sennò sei sempre lì. Che piattaforma usi? Cioè, insomma, vari Toro, Revolut, eccetera, tu che sei professionista, per te personalmente, che piattaforma utilizzi per investire al volo? Quindi, domani appunto uno vuole iniziare, che piattaforma li consigli? Toro, Revolut? Allora, la piattaforma e software è una cosa, cioè dove analizzo i trade, i grafici, okay. Di solito è TradingView, che però non è un broker. Okay. Il broker invece è l'intermediario finanziario, cioè una società che ti permette di andare a mercato, quindi di acquistare, okay, Apple o... Certo. Come broker principale poi abbiamo anche la società Interactive Brokers, che okay, è il più grande broker del mondo, okay, è quello che ti dà un po' più di sicurezza, è quotato, quindi puoi leggere i bilanci, vedere come va, eccetera. E poi per conti un po' più piccoli, per chi vuole che magari anche meno capitali, di solito si usa come piattaforma la MetaTrader 5, che comunque ti fa vedere un po' tutti i grafici, eccetera. E Naga Market è un forte broker che usiamo. Cosa ne pensi di eToro, che mi spinge tanto su AdvertiseEToro? EToro non l'ho mai usato, bisognerebbe valutare i costi sempre legati, perché comunque ogni transazione che fai, anche se ti dicono è gratis, ma c'è sempre dietro, non so, paghi lo spread, quindi sì, non, certo, paghi la commissione, ma paghi lo spread. Le piattaforme o i broker che fanno tantissimo push su guarda questo, guarda quello, guadagna eccetera, copia il trader, fai copy trader, non mi ha mai convinto più di tanto, per il fattore che dicevo prima. Se io ho una cosa di qualità non sono obbligato a far vedere la Lamborghini per proporre, perché probabilmente sai che è di qualità, vieni e me la prendi, no? Però ripeto, i broker italiani in particolare non li conosco, non li ho mai usati, che tendenzialmente hanno commissioni più alte rispetto ai broker americani. Riccardo Allievi, sempre da Puflix, chiede se la tassazione dei profitti abbia o meno impatto sulle tue scelte di investimento, eventualmente sui mercati anche in cui operi, se la tassazione ha questo impatto, e come imposti una pianificazione fiscale. Allora, sicuramente io poi per 10 anni sono stato residente in Svizzera, quindi il capital gain in Svizzera non è tassato, però anche lì dopo un po' che tu continui a operare e a guadagnare dal trading iniziano a dirti forse non è un capital gain puro ma è la tua attività e quindi viene tassato normalmente. In Italia c'è un vantaggio fiscale perché alla fine il capital gain, quindi la rendita finanziaria adesso nel momento in cui sto registrando è del 26%, che paragonato a altre attività è poco per essere, certo, in Italia, soprattutto anche perché non ha un capo, non è che se guadagni 100.000, 1 milione o 10 milioni sale, è sempre del 6%. Diverso è per le azioni che ti danno un dividendo, perché il dividendo viene tassato sia nel posto in cui viene l'azienda americana, sia in Italia, però lì è un po' più complicato. Se no, di fatto il 26% è flat, e c'è da dire che il vantaggio grande di investire in un'azienda tipo Apple è che finché tu non realizzi, quindi non chiudi quel guadagno, non devi pagare le tasse, quindi c'è anche l'interesse composto che ricapitalizza e ti aiuta a crescere in maniera più esponenziale. Vedi, un altro commento un po' stupido però è: senza Rolex e Lambo non inizia nessuna discussione. Nell'immaginario collettivo il trader di successo deve avere una Lamborghini e deve avere un Rolex, un bellissimo Rolex, il Rolex ci siamo, però vedi, nell'immaginario collettivo bisogna avere Rolex e Lamborghini. Che ti dirò, la Lamborghini, cioè io l'ho anche provato, che tanti miei amici ce l'hanno, perché comunque è... però è anche scomodo, io sono alto, devi entrare, cioè io la Tesla è bell'alta, entri comodo, pulita, poi sai, è una passione anche quella, se uno ha la passione della macchina perché capisce come è formata, la storia, il motore, l'apprezza anche di più, cioè io, cioè non mi dà emozioni, è scomoda, mio amico ha la Lamborghini Huracan, io la Ferrari 458 è 100 volte più comoda la Ferrari della Lamborghini. Proverò la tua, se mai vado solo a Ferrari. Come gestisci l'emotività sia dal punto di vista psicologico sia da quello strategico, valutazione dei rischi, tolleranza alla volatilità, eccetera?
Allora io ho sempre cercato di applicare un principio che ho sentito da un formatore americano, adesso non mi ricordo neanche più chi fosse, ma è di fare la cosa che stai facendo e pensare a quella in quel momento. Cioè, se io sto mangiando, sto mangiando un lampone, cerco di sentire il sapore del lampone e godermi quel momento lì, non di pensare che sto andando male a un'operazione di treno, se no il lampone lo mangio e non sento neanche nulla. Non vivi più la tua vita. E l'ho rincontrato spesso, i bodybuilder ti dicono quando alzi un peso pensa al muscolo che sta lavorando, concentra, Arnold diceva mente e muscolo, perché se no ti alleni ma non serve a nulla. E il trading è uguale, nel momento in cui stai analizzando e operando, affidati alla strategia e fai quello e pensa a quello e ragiona su quello, ma focalizzato al 100%. Ma non puoi farlo per 8 ore al giorno, anche per quello che io non opero, non analizzo per ore al giorno, perché non avrei la concentrazione di farlo. Faccio un'ora di focalizzata, vale come 5 ore fatte a casa, anzi, vale molto di più. Poi se vado a correre o ci sono gli uccellini, ascolto gli uccellini. Non hai le notifiche che ti H24 no, è salito, è sceso, fare. Non ho neanche le applicazioni sul cellulare, non ho. E tu dici, quando voglio lavorare, apro il computer, chiudo il computer e chiudo il mio universo di. Le operazioni hanno tutti gli ordini pendenti, gli stop loss, ma poi il mio è un tipo, come ti dicevo prima, di trading swing, quindi è una cosa che si sviluppa in settimane. Una volta devi essere molto organizzato e molto disciplinato, ma prepari tutto in anticipo, non è che succede una cosa, corri. Se oggi che stiamo parlando il mercato crolla del 20%, io non mi precipito, perché tanto se crolla del 20% io in quel momento lì non posso fare niente, a parte che è già crollato. Ma poi comunque sia, di solito quando vai a operare metti le mani in una cosa che è nell'epicentro della magnitudo più alta, rischi solo di far più danno, quindi per esperienza essere organizzati e seguire una foto. E a Fusaro dice, gli chiederei se è davvero possibile fare trading senza avere una foto profilo dove fingi di essere al telefono, perché tutti i trader, anche lì nell'immaginario collettivo, sono lì che guardano i grafici sul telefono, però più che questa affermazione non è neanche una domanda vera e propria. Tu non avevi praticamente un profilo social fino a qualche mese fa? No, no. Cioè io ti ho conosciuto, che forse tu ancora non ce l'avevi, te l'avevi appena aperto, quindi sei riuscito a spaccare nel mondo del trading, a essere un professionista riconosciuto senza neanche avere Instagram. Sì, assolutamente. Qualche mese fa non so neanche, cioè mi stai insegnando solo qualcosa. Quindi nuovamente abbiamo ancora una volta sfatato un mito, si può fare trading e via discorrendo anche senza avere Instagram, non è obbligatorio mostrare i propri aventi, perché comunque se lo vuoi dire dove abiti, vive a City Life, ha diversi immobili a City Life, quindi sarebbe il prototipo perfetto, l'emblema del trader per come se lo immaginano le persone, casa City Life, macchine importanti, orologi. Ho dei vicini di casa molto più esperti di me sui social. Franco Lampard, sempre da Fullflix, chiede, credo che chi ha milioni da gestire non faccia trading, se non su una piccola percentuale del capitale. Quindi gli farei domande sul mondo investing, protezione capitale e gestione del rischio. Forse io da ignorante, per me trading è tutto quello che è grafici, perché ripeto, sono ignorante in materia. Però lui dice che chi ha i milioni da gestire non fa trading, è così? No, ha ragione, nel senso il trading solitamente è una parte del tuo portafoglio. Se intende fare trading in maniera dinamica, più aggressiva, con un rischio e un profilo di rischio più alto, assolutamente sì. La base del mio portafoglio, ad esempio, è long term, su azioni che mi piacciono, e quindi aiuta investitore, investor. Quindi sì, assolutamente, il portafoglio si può dividere come un po' se mi dovessi creare il piano pensionistico e mi faccio un pacco, ogni mese mi compro l'azione che mi piace di più, la lascio lì e sono sicuro di avere una pensione e i miei figli avranno una rendita. Quello non è fare trading, perché la compro, la analizzo, la compro e la metto in portafoglio, ma poi non è che ho lo stop loss, la chiudo su un target di prezzo. Il trading invece è più dinamico, certo. Quindi sì, sono assolutamente d'accordo. Invece Gianmarco Book chiede se stai investendo in stablecoin ed eventualmente come. No, stablecoin non sono di tuo gradimento, troppo stabili. Sì, la volatilità, no? Sì, dipende, perché non avendo tanti soldi su exchange così, non è che, cioè, la mia stablecoin è l'euro o il dollaro, certo. E se no sono investito in titoli, quindi per me una stablecoin è Apple, cioè ho le azioni di Apple, per me ha distanza. Sempre Gianmarco chiede cosa ne pensi di tutti coloro che si improvvisano, di parte ne abbiamo già parlato, e
invece di fare speculazioni la scambiano per ludopatia come se stessero alle slot. Ma ce ne sono tanti, purtroppo, cioè a me non è che creano un danno in generale al settore, perché è vero che se uno va su TikTok e guarda quello che lancia i soldi e ti dice li ho fatti facendo trading e ci crede, è un problema di quello che ci crede, cioè di quello che lo fa, cioè anche di quello che lo fa, però poveretto, quello lì cosa che deve fare? Cioè se quella piattaforma lì funziona così, alla fine... Però è un po' come in tutti i tipi di attività, ci sarà anche negli immobili, ci sarà meno perché magari è meno... complicato, però è una cosa che probabilmente rovina il fatto di elevare un'attività come quella del trading, che se affrontata nel modo giusto, con criteri giusti, può essere realmente una delle attività migliori del mondo, sia a livello di guadagno ma anche a livello di libertà, di organizzazione, di interesse. Quando vai alle Maldive, quei posti esotici, tu comunque fai trading dal tuo computer con i piedi a mollo? Sì, non dalla spiaggia, perché c'è sempre il problema della sabbia che poi entra, eccetera. Allora mi ritaglio la mia oretta in un hotel. Con la... Però esiste l'immagine del trader che fa soldi da... Sì. Cioè, volendo, tu potresti dire, faccio un anno alle Maldive e aumentare il tuo capitale da lì. Basta avere un PC e una connessione. Quante ore dedicavi all'inizio a questa cosa? Poi, non so, metà percorso e oggi? All'inizio stavo all'inizio, sì, tutto. Cioè, tutto il giorno pensavo al trading, leggevo, l'analizzavo, operavo, andavo, perché comunque c'è anche la foga di voler bruciare le tappe, eccetera. E facevo anche molte più operazioni, durante un anno magari facevo 300-400 operazioni. Poi pian piano capisci che se fai un'operazione sbagliata non devi farne una giusta per riguadagnare, devi farne due. E quindi dici, vabbè, quella sbagliata la tolgo e ho già guadagnato un'operazione. E quindi ad esempio adesso faccio la metà delle operazioni che facevo 10 anni fa e dedico un quinto del tempo, perché so già cosa devo fare, conosco anche già meglio i mercati, quindi... Quante ore magari, più o meno lavori se volessimo... Ma un paio di ore al giorno come analisi, un'ora, due ore al giorno. Poi tutto il resto è approfondimento, studio, nuove cose, nuove conoscenze, però diciamo che a livello proprio operativo è come quando uno mi dice ma quanto ci fai a fare trading? A fare trading 5 minuti, perché se sai cosa fare, clicchi e hai fatto l'operazione. Però per arrivare lì è come tu, quanto chiudi una trattativa di una casa? 10 minuti, sì, ma quante ne hai viste? Quante... Certo. Tutto lo studio, quindi quella cosa lì fa parte un po'... anche del seguire quello che è l'andamento, che è in continua mutazione comunque dei mercati, perché alla fine fare trading, se vogliamo riassumerlo in poche parole, è semplice, perché è un'attività in cui devi comprare a un prezzo basso e rivendere a un prezzo più alto. Certo. E quello che ti aiuta è che tu come strategia devi sapere quando entrare, perché hai una probabilità statistica a favore, ma non vuol dire che guadagni di sicuro. Cioè magari guadagni il 50% delle volte, il 50% delle volte perdi, però quando guadagni, guadagni il triplo di quando perdi, quindi è quello del rischio rendimento. Ed eri più profittevole 15 anni fa o oggi? No, assolutamente. Oggi, l'esperienza insomma... O meno, è chiaro che magari la volatilità si è diminuita, però anche la domanda, ma quanto si guadagna col trading? Sì, ma con che rischio? Perché se io guadagno l'80% all'anno e ho rischiato l'80% all'anno, è una strategia che nessuno farebbe. Sempre Gianmarco, ho fatto 3 domande, lascio a te l'interpretazione che ne capisci sicuramente di più. Che diversificazione assumono in percentuale i vari investimenti e speculazioni sul mercato? Se hai capito il senso della domanda, io non l'ho capito. Probabilmente intende che asset allocation avere. Quella è molto, molto personale. C'è chi, non so, dice, dipende anche dall'età. Se io ho 20 anni, probabilmente mi espongo più a un investimento con alta volatilità, perché la volatilità non è parificabile al rischio. Cioè, la volatilità vuol dire che il mercato si muove, però tendenzialmente, ad esempio, le azioni tendono a salire. Quindi se sono giovane e ho tempo di aspettare che quella cosa lì maturi, probabilmente posso prendermi un rischio maggiore di uno che magari ha 60 anni o 70 anni, che quindi non ha tutto il tempo che ha uno di 20 anni per vedere l'albero crescere. Se io pianto il semino, lo annaffio, lo curo, la pianta prima o poi viene su, però devo aspettare tanto tempo. E quindi come asset allocation io cercherei di essere diversificato in base all'età, in base alla propensione del rischio e in base a quello che voglio realizzare. Magari uno ha dei risparmi perché ha un'altra attività e vuole stare tranquillo e fa un portafoglio
molto diversificato e poco esposto al rischio, e invece magari uno vuole avere una rendita più alta, vuole cercare di guadagnare più, vuole diventare ricco e quindi deve prendersi più rischi. Il trading diciamo che è la fase più estrema di questo processo, perché tu sei uno che lavora con i soldi, quindi i soldi devi far crescere in maniera costante e anche importante. La cifra secondo te con la quale ha senso iniziare a fare trading e una cifra per la quale ha senso fare trading nell'ottica di campare da questa cosa? Ma per iniziare non c'è un minimo, 2000 euro, 1000 euro, 3000 euro, cioè non c'è un minimo, si può andare su mercati tipo il Forex che puoi operare con un rischio di per ogni operazione di 10 euro, quindi non penso che se uno perde 10 euro si rovina. Certo. E per camparci invece dipende sempre uno che stile di vita ha, cioè uno dovrebbe contare con quanto vivo al mese, perché se io ho spese per 2000 euro al mese o per 50.000 euro al mese non è uguale. Yeah. E in base a quello si fa una proporzione, se io sono convinto di poter fare il 20% all'anno e ho 100.000 euro, so che guadagno 20.000 euro. Se ho una strategia che mi fa fare il 50% all'anno e ho 1 milione di euro, guadagno mezzo milione di euro. Poi se mi bastano per vivere o no, quello da tenere in considerazione è che il trading per tanti mesi potrebbe non darti una rendita, perché comunque c'è l'oscillazione, per il drawdown, eccetera. Non c'è un capo o una società che ti garantisce uno stipendio fisso quando le cose non vanno bene, cioè devi attingere sempre certo, dal capitale. Certo, sei un imprenditore. Magari. Quindi devi sempre sottopesare e non sopravvalutare quello che puoi fare per poi essere tranquillo. Se volessi consigliare un libro per chi vuole avvicinarsi a questo, dico libro perché spesso vedo che le persone gradiscono avvicinarsi con un libro perché a parte che è scritto su carta, secondo me probabilmente più conciso, le informazioni sono più chiare, poi è un corso molto abbordabile, insomma, ti norma un libro, c'è un libro che magari tu hai letto che ti ha permesso di capire, non dico che ti insegna a fare trading, ti renda un trader, ma per avvicinarti. Ma libri ce ne sono tanti, solo che nel trading sono o libri tecnici, tipo sull'analisi tecnica, sull'analisi fondamentale, su come leggere un bilancio, però uno che non è un trader si mette sul mattone, sul comodino, cioè non riesce neanche a arrivare alla fine, oppure poi è poco pratico, perché se io leggo una cosa ma poi non la applico, mi annoio, non la capisco e basta. Peter Brent, quello di cui ti parlavo prima, è il signore che ho seguito, il trader che ho seguito, ha scritto un libro che è un diario delle sue operazioni per tipo 6-7 mesi, in cui ha preso nota di tutto quello che faceva, pensava, e è un libro simpatico perché è più una finestra sulla sua vita, e quindi se uno vuol vedere... Per capire com'è la vita di un trader. Che risultati ha avuto, cosa ha fatto, cosa pensava, cosa si aspettava, è una cosa... Cioè, oppure c'è Market Wizard, quell'altro libro che racconta le storie dei trader, e quindi leggerle è un bello spunto, perché alla fine vedi che tantissime personalità diverse sono arrivate a un risultato che è simile, cioè di guadagnare tanti soldi con il trading, perché avevano tutti una strategia, una convinzione, però erano tutte diverse, che è un po' come i campioni di calcio, che uno gioca in un modo, uno gioca in un altro. Quindi Market Wizard è un libro easy, cioè semplice. Non so se c'è in italiano, però sono due libri. Se uno volesse seguirti, vedere un po', insomma, conoscerti meglio, può seguirti su Instagram da sì, oggi. Su Instagram, sì. E piano cresceremo. E la rubrica in TV? Sì, quando... il mercoledì c'è Trading Nation, che in cui analizziamo le azioni del mercato americano, e poi ha chiamato quando sia libero, quando vogliamo fare qualcosa. Diciamo che quella è la trasmissione fissa. E poi ci sono tanti interventi. Ed è su in base. CNBC, hai detto? Classe CNBC, sì. Classe il canale CNBC. È tipo 506 o qualcosa su Sky, o se no c'è in streaming. Ok, fantastico, quindi ti possono seguire lì su Instagram. Ottimo. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questa intervista, grazie Orso per averci grazie dedicato grazie a te Ludovico e grazie a tutti il tuo tempo, iscrivetevi al canale se non volete perdervi altri contenuti così, nel link in descrizione trovate i riferimenti di Orso, seguitelo mi raccomando, potrete insomma, iscrivervi ma soprattutto vedere un po' quello che condivide gratuitamente sui suoi canali a proposito del trading e di tutto questo fantastico mondo, non escludo che ci possano essere in futuro altri contenuti, se avete idee insomma lasciateci sempre dei commenti, magari potrà farci degli approfondimenti. E che dire ragazzi, andiamo a fare i nostri appuntamenti di lavoro assolutamente per l'immobiliare con Orso in quel di Ginevra, quindi vi salutiamo, ciao ciao, a presto, ciao.